Music never lies. Non ti vorrei raccontare di quando noi avevamo i capelli. Quando noi avevamo i capelli era più o meno intorno agli anni Ottanta, va bene? No, anche dopo, però insomma. Negli anni Ottanta tutti, perché io ci posso... ho fatto caso ora di quel cazzo. Vabbè, lascia fare. Allora, no, è perché ero emozionato, ho detto capelli, ho avuto un attimo così di... non so nemmeno io che... Comunque, cioè, negli anni Ottanta andavano tutte queste capigliature, no? Hai visto? Tutte molto rialzate nel periodo un po' della pop rock new wave, così arrivavano queste mode all'Inghilterra, che seguivano probabilmente la scia after punk, che avevano tutte le creste, e poi dopo si era un po' ammorbidita la faccenda, ma sempre, capito, verso l'alto. Ovvio che se non li avevi non potevi tirarli su, ma noi li avevamo e quindi in un certo senso anche noi davamo il nostro bel colpetto, diciamo, di spazio. Se ti ricordi il gruppo dei Kaja Go Go, insomma, ti ricordi tutte queste cose, non potrai non ricordarti di Howard Jones. È un musicista pluristrumentista inglese che inizia la sua carriera alla fine degli anni 70, viene notato da un DJ radiofonico della BBC che poi dopo lo porta alla UEA, che produce il suo primo disco. Questo accade durante un concerto di Howard Jones, perché Howard Jones suonava tutto da solo, come spesso diciamo di Mike Oldfield, no? Che suonava tutti gli strumenti da solo. Howard Jones faceva la stessa cosa, faceva addirittura proprio i suoi concerti. Quindi aveva le sue drum machine, tutte programmate, le batterie, tutte le sue tastiere, faceva i suoi giri di basso, i suoi accompagnamenti, i suoi ritornelli e cantava. Veramente un one man show. Nel 1983 la UEA produce questo album con questa canzone molto bella che si chiamava New Song, ma l'album all'interno conteneva quello che probabilmente diventerà il più grande successo di Howard Jones, ovvero What Is Love. What is love? Grande successo e bellissimo album, tra l'altro. Io l'ho ritrovato casualmente rimettendo a posto i miei dischi. Ho detto, vabbè, questa è roba per Piello, gli devo raccontare qualcosa di Howard Jones. Nel 1985 esce il suo secondo album, che si chiama Dream Into Action. Contiene altri brani famosi, brani che conteranno 3 milioni di passaggi radio soltanto negli Stati Uniti. Oh, Pierlu, è tanta roba. E Let Get Noi. No, ora perché è un po' mattina presto, non riesco. Però, aspetta. Like to get to know you well. E poi c'era anche Things Can Only Get Better. E poi una delle più belle di tutte, veramente, No One Is To Blame. Questa è veramente, questa piace a me, Piello. Ed è il motivo per cui l'album, mentre lo rimettevo a posto, mi è rimasto attaccato proprio così alle dita, capito? Alle ditini, ai ditini. Allora, il bello di Howard Jones è che a distanza di tanti anni e tantissime produzioni è tuttora in attività. Ha la sua etichetta discografica, si chiama Detox Records. Se ci sta vedendo, Howard Jones, we love you, thanks for your music and we are ready to make a remix of one of your songs. Ciao Howard Jones. Never lies.